Un nuovo appello al Comune di Pescara e alla Regione viene rivolto dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che riaccende i fari sugli annosi problemi del quartiere Rancitelli, dove la situazione peggiora di giorno in giorno, evidenzia il consigliere del Movimento 5 Stelle, ricordando che nella più grande piazza dello spaccio abruzzese, una delle più grandi di tutto il centro Italia, criminali continuano indisturbati a portare avanti attività illecite e violente. Qui si è sparato e si è ammazzato alle nostre spalle. Ci sono stati diversi omicidi, quindi non si scherza proprio per niente. Due, dalla mattina fino alla sera, io ho fatto un rilievo una volta, arrivano centinaia e centinaia di acquirenti da tutte le parti d'Abruzzo, anche fuori, a comprare droga, e c'è un traffico che si aggira all'incirca a 100.000 euro al giorno di traffico al giorno per l'acquisto di droga. Quindi potete immaginare la potenza economica e criminale di questa piazza. Ebbene, in questa piazza non c'è ancora una telecamera di videosorveglianza, dove si è ammazzato e si è sparato. In questa piazza non c'è un'unità fissa H24 di polizia, che io chiedo da tantissimo. In questa piazza ci sono ancora il 60% delle abitazioni, sono occupate abusivamente, ci sono anche diverse famiglie di delinquenti, di criminali, che utilizzano l'alloggio popolare non perché ne hanno bisogno, perché sono ricchissimi col guadagno di droga, ma lo utilizzano come bottega per l'attività illecita. Quindi questa è una piazza dove va ripristinata immediatamente legalità, perché poi ci sono le persone oneste che non ce la fanno più a stare ad andare avanti e sono fortemente minacciate. Oggi questa battaglia io la voglio intitolare a Simona Patanè. Simona Patanè è stata una grande combattente che è venuta a mancare qualche giorno fa, che ha fatto tante battaglie con noi in questa zona e addirittura soprattutto per la stanza del buco che sta qui vicino, perché poi cosa accade? Acquistano droga qui, si spostano nella stanza del buco e già mi segnalano che sono tornate tantissime persone ad accamparsi, si denudano, si spogliano, li vedi con queste come zombie con le siringhe, qui non è più possibile. Un appello forte al Presidente di Regione, perché queste sono case regionali dell'Ater, al Sindaco di Pescara, di mandare via tutti gli occupanti abusivi, assegnare le case a chi ne ha diritto, l'abbattimento. Con l'abbattimento non si risolve niente, perché sfatiamo anche questo mito, con l'abbattimento spostiamo il problema di 100-200 metri, perché ci sono case vuote pronte per essere occupate. Unità fissa di polizia H24 e subito un sistema di videosorveglianza in questa piazza per ripristinare legalità e soprattutto in quella stanza del buco. Lì vanno subito, quelli vanno abbattuti, quei palazzi, sono palazzi privati.